Identikit del kiwi, composto dall'84% d'acqua con 44 calorie ogni 100 grammi. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo frutto così ricco di vitamina C, antiossidanti, fibre e tanto altro. Partirei dalla specie che è l'actinidia, no? Poi volgarmente chiamata kiwi per la forma che ricorda il famoso uccello neozelandese, no? Ma al di là di questo, le specie si dividono in Actinidia chinensis e in Actinidia deliziosa. Le chinensis rappresentano, specialmente da noi, le selezioni di Actinidia gialla, mentre la deliziosa è la verde. Poi adesso allo studio, da molte parti, ci sono delle sperimentazioni di kiwi rosso. I neozelandesi, che sono leader in queste ibridazioni, in queste selezioni, stanno studiando un kiwi senza pelo che si potesse mangiare direttamente come una mela. E questo è il grande traguardo di questi anni qui, che stiamo tutti aspettando, perché noi siamo insomma avanti come fra i top player nella fornitura di frutta nel semestre del nostro emisfero come Nuova Zelanda, e per cui saremmo interessati che ci fossero queste varietà nuove. Insomma, sarebbe importante per il consumo, perché un frutto che si potesse mangiare per la strada sarebbe importante. Per la gullina in particolare, i kiwi sono il frutto più importante, e noi crediamo molto in questo frutto, perché pensiamo che abbia delle caratteristiche di salubrità e anche gustative che raccolgono consensi da parte di una fascia molto ampia di consumatori, oltre ad avere comunque delle caratteristiche legate alle vitamine e ai sali minerali che sono fra le più complete di tutti i frutti. Ha un tenore di vitamina C, di magnesio, di potassio, insomma direi che tra i frutti in commercio non ha nessuna controindicazione. Non voglio parlare male degli agrumi o delle mele e tutto, ma è un prodotto veramente eccellente che non ha controindicazioni. Ci sono molte tendenze lì, come per mangiare gli aranci a tavola, no? Diventa difficile. Però io lo taglio nel mezzo, ne faccio due metà, e poi ho più facilità a pelarlo intorno. Oppure lo taglio nel mezzo e, se è un pochino più avanti di maturazione, lo mangio col cucchiaino come un uovo. Il kiwi occupa un ruolo importante nel commercio mondiale di frutta fresca. Ogni anno le esportazioni superano 1 milione di tonnellate, per un valore economico di oltre 1,5 miliardi di dollari. In un mercato tutt'altro che maturo, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Uno dei più importanti segreti, che è anche una motivazione per la quale il kiwi è cresciuto così tanto nella produzione in Italia, è senz'altro il clima. Se voi guardate nel mappamondo, vedete che l'Italia è inserita in questa fascia di latitudine. Se voi guardate nell'emisfero sud, anche la Nuova Zelanda è inserita nella stessa fascia di latitudine. Così come anche il Cile. Sono tre stati con caratteristiche climatiche simili. La nostra Italia riesce a livello di logistica a superare gli altri paesi. Infatti siamo i primi produttori nel mondo, non per questo, anche perché siamo riusciti molto nel confronto logistico internazionale. Noi in questo momento stiamo lavorando per la Nuova Zelanda, cioè siccome siamo agli antipodi della Nuova Zelanda, vuol dire che loro raccolgono il kiwi a aprile e lo vendono fino a novembre. Noi lo raccogliamo a novembre e lo mettiamo fino a giugno. In questo momento storico noi stiamo facendo 15 autotreni alla settimana per la Nuova Zelanda, cioè il brand è New Zealand, la merce è nostra, selezionata secondo i criteri e le caratteristiche di standard che vogliono dare loro al prodotto. La tradizione agricola sposa l'innovazione. Dai controlli di filiera al confezionamento, come si conserva la freschezza? In quest'area, nell'autunno, vengono scaricati tutti i camion
che arrivano dalla Campania, con i kiwi che sono stati raccolti in questi bins che vedete. Qua avviene il primo controllo di qualità. Il grado Brix e il grado zuccherino. Se il kiwi è stato coltivato con le buone pratiche agricole ed è stato raccolto da 6,5 a 7 gradi Brix, noi possiamo conservarlo tranquillamente fino al mese di maggio, senza avere problemi di durezza o di guasto. Abbiamo aperto una cella da qualche giorno. Questo prodotto è destinato ai supermercati, che ci richiedono una qualità altissima del prodotto. Quindi, a parte i gradi Brix, il famoso grado zuccherino di cui abbiamo parlato prima, anche la tenerezza della polpa, che è una cosa molto difficile da ottenere. Se noi riusciamo ad avere un kiwi consistente, che nel momento in cui matura sulle tavole dei consumatori si può mangiare con un cucchiaino, allora abbiamo vinto il nostro campionato. Questo kiwi è maturo e quale prova migliore se non il cucchiaino? È perfettamente morbido ed è buonissimo. Siamo sopra quella che è il cuore pulsante della produzione, la calibratrice. In questo caso abbiamo due complessi di calibratrice appaiate da 8 canali l'una e per 35 uscite. Il prodotto viene immesso nei regolari bins che avete visto prima, immesso e rovesciato nella calibratrice. A seguito di una prima selezione manuale avviene una selezione con le fotocamere per la divisione del prodotto piatto. Dopodiché il kiwi viene diviso a seconda del peso e i cassoni vengono presi da questi domino, da questi robot meccanici che accatastano i bins a seconda del calibri uscenti. Il robot, oltre a accatastare i bins, ne stampa anche l'etichetta per continuare il percorso della tracciabilità. Siamo nel magazzino di confezionamento. Qua ci sono tutte le linee, abbiamo rapid pack, pack in linea, retinatrici, floppatrici, tutto quello che richiede il mercato. Il prodotto è stato scelto e selezionato in base alla qualità, prima, dopodiché in base al calibro della calibratrice. A questo punto avviene un'ulteriore selezione nella qualità, prima del confezionamento, perché come sappiamo il prodotto è frutta e potrebbe essere deperibile e quindi viene un ulteriore controllo. Siamo nella zona di carico, qua è dove partono le spedizioni per le vendite che facciamo in tutto il mondo. In questo momento stiamo caricando dei camion per l'Europa, questi due camion sono diretti per la Spagna. I nostri mercati di riferimento sono l'Europa, prima di tutto, però negli ultimi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro anche con il Nord America, il Sud America e anche il Middle East e il Far East. Una dimensione industriale dal cuore contadino. Scopriamo il mondo Gulino insieme al signor Attilio, presidente e fondatore dell'omonima azienda privata, leader nella commercializzazione del kiwi. Noi partiamo come proprietari di aziende agricole. Abbiamo visto che la produzione specializzata di frutta nelle sue varie specie poteva essere una cosa interessante per il futuro, anche in vista dell'export che si stava creando negli anni, alla fine degli anni 60. Di lì in avanti abbiamo cominciato a piantare nelle nostre terre le prime pesche, le prime mele, le prime pere. Di lì in avanti abbiamo avuto un'evoluzione che ci ha portato a scegliere il kiwi come prodotto che ci sembrava più idoneo ad una esportazione globale. Noi siamo partiti dal Piemonte, in realtà
Poi il Lazio adesso, dove domina la cultura del kiwi, dove noi siamo molto radicati a livello sia di commercio, cioè abbiamo molti conferitori, sia come produzione, perché abbiamo quasi 400 ettari di kiwi piantato in 3 aziende che sono praticamente gestiti direttamente con degli ottimi collaboratori, ma che comunque sono un impegno diretto a livello agricolo. Per cui la matrice agricola è rimasta sicuramente la passione. Noi il primo impianto qui di frigorifero l'abbiamo fatto nel 69, per cui basta 31 più 14 sono 45. Io penso che un momento della vita che arriva, che penso che uno fa quello che gli piace, non tanto quello che conviene, penso, no? Almeno per me è così. Non è bastata l'antica origine cinese e nemmeno l'abile mossa dei commercianti neozelandesi che diedero a questo frutto lo stesso nome dell'uccello simbolo della Nuova Zelanda. Questo prezioso alleato della salute resta ormai una consolidata eccellenza del Made in Italy. Insomma, anche il kiwi parla italiano.